Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento di Fatti e Misfatti, la striscia quotidiana in cui trattiamo sempre un argomento diverso giornalmente, ma sempre attuale. Oggi ci occupiamo di quello che è successo e sta succedendo all'Istituto Comprensivo di Anoia, dove il dirigente scolastico Antonio D'Alterio, che sentiremo telefonicamente tra un paio di minuti, ha avuto, diciamo, delle difficoltà di comprensione con il bidello disabile Ciurleo, che lavora nella struttura da diverso tempo. Prima di sentire telefonicamente il dirigente scolastico, diamo uno sguardo a questo video relativo proprio a un servizio dedicato a Ciurleo. Ci troviamo ad Anoia Inferiore per conoscere Salvatore Ciurleo. Al di là delle problematiche dal punto di vista lavorativo che si trova ad affrontare, per i quali noi non entriamo in merito, ma ci affidiamo al buon senso delle istituzioni affinché si possano valorizzare l'arte e la passione di Salvatore, per questa passione che può essere trasmessa alle nuove generazioni, cosa che gratuitamente lui svolge nella parrocchia del comune di Anoia, in laboratori scolastici e in tutti gli ambienti che gli permettono di sviluppare queste sue qualità. Questa è una dimostrazione che la diversità è un'opportunità e che, come tutte le persone hanno il diritto alla vita, hanno il diritto ad esprimere la propria arte, il proprio amore e la propria speranza. Salve a tutti, io sono Salvatore Ciurleo, sono un artigiano, un artista del legno, dove mi piace esprimere il proprio talento. È mia intenzione trasmettere quest'arte nobile, a voler veramente dare a questi giovani di oggi una prospettiva, in un mondo specie dove spesso siamo sommersi dal web, da internet. Come vedete qua c'è questo quadro che rappresenta un po', diciamo, la tecnica dell'intarsio, è fatto in diversi legni di Marcello e rappresenta l'occhio del padre. In questa immagine molto simbolica vediamo una nuvola, dei raggi, una croce e il volto di Cristo. È molto particolare perché il volto di Dio non si vede, però si vede la sua luce che riflette sulla croce, il mezzo della salvezza, e questo Gesù che guarda, passa attraverso la croce e dice: Signore, sia fatta la tua volontà. Qui si esprime proprio l'abbandono a Dio, a dire: Dio mio, fai di me quello che ti piace. Questo rappresenta una natività fatta in legno di radice di noce, che rappresenta proprio il volto materno, la bontà del bimbo, l'amore della madre verso il bimbo. È un'opera disegnata così, in una giornata un po' strana, dove volevo così mettere a rilievo la maternità, ed è venuto fuori questo disegno. Come vedete è un lavoretto ben dettagliato, ben definito, e veramente è venuto fuori ciò che io volevo esprimere. La fede senza le opere è vana, ed è un modo per esprimere anche il mio essere, come dire, una persona cristiana che vorrebbe veramente allargare i confini della conoscenza per queste nuove generazioni. Io attualmente sto svolgendo la mansione di collaboratore a scuola, anche da mille problemi, però mi piace andare avanti e vivere. Certo, spero un giorno di poter veramente trasmettere quest'arte a dei giovani che già mi stanno seguendo e che sto avendo bei frutti, veramente. Spero che tutti i giovani possano innamorarsi dell'arte.
io darò il massimo per me e per loro, perché veramente non vorrei che si perdesse. Grazie. Che dire di Salvatore? È semplicemente un artista. Lo definirei un merlettaio del legno. Tutto qui. Chi è stato una vita nella scuola come me, cioè che ha vissuto tanti anni, che ha dedicato il proprio tempo, la propria professionalità, e io direi la stessa vita, non può fare a meno di non riflettere sul caso di Salvatore Ciurleo. Io penso che è dovere di ognuno di noi, ma è dovere soprattutto della società civile, accompagnare il percorso di questa gente. I disabili chiedono aiuto, chiedono comprensione, chiedono amore. Penso che in maniera particolare la scuola e le massime istituzioni scolastiche debbano fare di tutto per annullare anche gli stessi vincoli burocratici, gli stessi codicilli, gli articoli di legge, perché penso che questa gente trova proprio nel lavoro la stessa vita, la stessa ragione di vita. Ora non è che ci possiamo nascondere dietro dietro la burocrazia, dietro qualche articolo di legge. Credo che questo appartenga ai personaggi agnostici, a quelle che obiettivamente esercitano il loro ruolo senza cuore. Allora io penso invece, e faccio un appello in tal senso a tutti, in maniera particolare alle istituzioni, che quando ci troviamo di fronte a queste persone, alle persone che ci tendono una mano, che dicono che vogliono essere utili, che si vogliono rendere utili, che hanno bisogno proprio della società, noi dobbiamo non chiudere gli occhi, non chiuderci dietro un codicillo, ma aprire il nostro cuore, la nostra mente e soprattutto le nostre mani. Hanno bisogno di camminare insieme a noi, quindi diamogli una mano e facciamo rendere meno penoso già anche lo stesso problema dell'handicap. L'handicap va superato col nostro calore, col nostro amore e con la nostra comprensione. Ecco, signor D'Altario, io inizierei dall'inizio per far capire anche ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando. Ecco, che cosa è successo e da quanto tempo va avanti questa storia? Prego. Allora, è successo che ho avuto una denuncia al giudice del lavoro da parte di un collaboratore scolastico, il quale praticamente svolge le sue mansioni da collaboratore 36 ore settimanali con la sua disabilità. Tanto di cappello al signore Ciurleo, che praticamente è un disabile, e io ho in famiglia una sorella disabile da 62 anni colpita da poliomielite, quindi mi potete immaginare il dramma che ho vissuto in famiglia e continuo a vivere. Però il problema è che il signor Ciurleo è un collaboratore scolastico e deve svolgere le sue mansioni per 36 ore settimanali. Lui è stato assegnato in un plesso scolastico e deve svolgere le proprie mansioni in questo plesso scolastico. Lui praticamente che cosa invece faceva? E poi svolgeva praticamente questo tempo uscendo da un 9, 9 e un quarto e 11, 11 e un quarto per poter somministrare dei medicinali praticamente a casa sua, che abita circa 50-100 metri dalla scuola. Il permesso gli è stato accordato, solo che lui, anziché poi rientrava a scuola alle 11 e un quarto, anziché uscire alle ore 13 e ritornare alle ore 13.45 per consumare il pasto e terminare le sue ore, 7 ore e 12 minuti giornalieri, per 5 giorni fanno 36 ore settimanali, il signore rimaneva a casa senza venire di pomeriggio. Al che io me lo sono trovato una mattina a scuola il sabato mattina dicendo che lui recuperava quelle ore di sabato mattina, ma senza un ordine di servizio, senza una motivazione, senza appartenere a una scuola o un altro plesso, lui autonomamente si voleva gestire recuperando queste ore. Assolutamente no, perché c'è un piano organizzato, c'è un piano di sicurezza, ci sono delle persone che quel giorno entrano e quel giorno escono, e quindi il signore non era nei vari elenchi del plesso. Al che sia il signore che la sorella che è sopraggiunta una mattina qui hanno fatto un po' di voce grossa, io ho dovuto chiamare i carabinieri per farli allontanare. I carabinieri, dopo aver ascoltato e aver letto tutta la documentazione, li hanno invitati a non ritornare più quel giorno, diciamo di sabato. Il signore invece, per tutta risposta, che cosa ha fatto?
e veniva la mattina alle 7.45, firmava alle 7.30 e poi usciva alle 13.30, facendo un orario fuori dalle mansioni che gli erano state assegnate e praticamente facendo un falso, praticamente, e non ottemperando alle indicazioni che gli avevo dato. Io praticamente gli ho fatto una contestazione di addebito, dicendo che praticamente tutte le ore che lui era stato assente chiedevo le motivazioni, quindi una lettera tipo chiarimenti, ma contestava il suo comportamento, e lui per tutta risposta mi ha fatto parlare dall'avvocato, mi ha fatto scrivere dall'avvocato, mi ha detto che praticamente il suo comportamento era inerente a che il di pomeriggio non poteva svolgere queste mansioni per problematiche sue, che io non posseggo assolutamente nessun tipo di documentazione che attesti tale praticamente veridicità, assolutamente. Stamattina c'è stata un'udienza presso il Tribunale di Palmi con il giudice del lavoro, io ho portato tutta la documentazione inerente tutta questa problematica che è cominciata praticamente questo signore era stato spostato marzo dell'anno scorso e dopo praticamente 9 mesi, 10 mesi si ricorda praticamente che adesso non vuole stare più in quel plesso, ma penso che le ragioni siano altre, perché vuole praticamente non vuole pronto? Sì, la sentiamo, non vuole? Non vuole praticamente ottemperare alle 36 ore settimanali. Lui vuole fare una specie di gestione del tempo lavorativo a secondo delle proprie esigenze. Noi le esigenze purtroppo a scuola abbiamo degli orari, abbiamo delle scadenze, abbiamo degli ingressi, abbiamo delle uscite e certamente se lui, come stamattina, ha chiesto di voler venire di sabato e fare tutte le ore che lui ha praticamente di debito durante la settimana di sabato, io dovrei chiudere la scuola per lui alle 16.30 di pomeriggio, mettendo un collaboratore scolastico. La scuola chiude alle ore 13.30 di sabato, chiaramente tutti gli uffici e tutte le scuole, diciamo, sia la didattica che gli uffici chiudono alle 13.30. Secondo lui invece dovrei tenere la scuola aperta praticamente fino alle 16.30, tenendo un bidello che gli faccia compagnia e che chiaramente io debba pagare facendo un danno erariale. Ecco, signor D'Altario, lei ha chiesto di verificare, se non sbaglio, le condizioni di disabilità del signor Ciurleo. Esatto. Allora, facendo un passo indietro, visto che durante l'estate questo signor Ciurleo purtroppo è stato gravemente ammalato, ha avuto delle ricadute veramente non indifferenti, è stato ricoverato presso un centro clinico, non so, di Messina, non mi ricordo quale, e praticamente mi ha portato l'ultimo foglio di un documento, di una diagnosi, al quale io ho accettato questo foglio, anche se non è riportato nemmeno il suo nome e cognome su questo foglio, io ho concesso quello che lui mi chiedeva. Però visto le sue condizioni fisiche e praticamente veramente che lui non può fare nulla di lavori che sono addetti proprio dai collaboratori scolastici, quelli di pulire, lavare, fare, dire, eccetera, eccetera. Addirittura lui diceva, ma io voglio fare le fotocopie, però il problema è che lui praticamente non riesce nemmeno ad alzare il coperchio della fotocopiatrice, per dire, perché non ci arriva, le minime cose assolutamente, noi l'abbiamo messo in un plesso proprio per cercare di fargli fare quello che praticamente lui poteva fare, cioè l'accoglienza dei bambini. Ecco, quella è la sua, quindi la mansione principale del signor Ciurleo qual è all'interno dell'edificio? L'accoglienza dei bambini della scuola dell'infanzia di mattina e basta, nient'altro, okay. Soltanto questo. Per il resto nulla può fare più. E allora io che cosa ho fatto? Nel mese di luglio, giugno, luglio mi sembra, no, inizio del settembre,
prima a giugno ho chiesto all'ufficio scolastico regionale un'unità lavorativa in più, cioè un collaboratore in più, addirittura due unità, perché non solo io, il signor Ciurleo, che è un disabile sulla sedia a rotelle, ma ho anche praticamente una persona poliomielite, un'altra signora che ha un diabete e sette collaboratori scolastici che usufruiscono della legge 104 per assistenza ai familiari. Lei sa bene che praticamente in matematica 7 per 3 fa 21 e praticamente io 21 giorni al mese non ho un collaboratore scolastico, perché chiaramente prendendosi 3 giorni vuol dire che per 21 giorni io ne ho sempre un'unità in meno. Cerco di fare i salti mortali cercando di non fare prendere la 104 al giorno per l'assistenza al disabile nella stessa giornata, però a volte capita e quindi praticamente io vado sotto di due unità quel giorno. Chiaramente il signor Ciurleo è un'unità praticamente a sé e ho chiesto all'ufficio scolastico regionale di darmi una deroga per potermi dare un paio di due collaboratori in più. L'ufficio scolastico non mi ha risposto ho mandato addirittura 3 missive, all'ultima il 15 di ottobre, ma non ho avuto risposta dall'ufficio scolastico né regionale e né provinciale. Quindi, aspettando ancora una risposta, punto, immagino. A questo punto che cosa ho fatto? Ho preso e ho mandato il signor Ciurleo, ho fatto un'richiesta di visita collegiale. Perché? Perché l'ultima sua visita collegiale risaliva a aprile 2010, cioè praticamente 6 anni fa. E quindi chiaramente le condizioni visive, a livello visivo, non c'è bisogno di essere laureato in medicina per poter vedere se una persona è in grado di poter effettuare determinate cose, ma siccome non sono un medico io ho chiesto il parere di una visita medico collegiale, il quale praticamente pare sia andato il 15 di febbraio, io non so perché non ho ricevuto nessun tipo di documentazione, però pare che sembra che non sia stata effettuata la visita per mancanza di medici, quindi è stata rimandata. Signor D'Altario, da quanto tempo lavora nella struttura il signor Ciurleo? In questa struttura il signor Ciurleo, se non sbaglio, lavora da una diecina d'anni, 10-11 anni, una cosa del genere. Precedentemente lavorava... Le stesse situazioni sono state anche praticamente create e fatte, determinate situazioni critiche anche con gli altri presidi che hanno cercato, hanno mandato, infatti l'ultima era di 5 anni fa, mandato da un dirigente scolastico e questa diagnosi da parte del medico collegiale diceva che lui poteva solo fare lavori con le braccia appena appena in modo estensivo, cioè tanto per dire poteva togliere con uno spazzolino qualcosa del genere un po' di polvere da qualche banco, ma più che altro. Ecco, nei giornali è stato riportato che lei in qualche modo avrebbe negato l'orario flessibile al disabile incaricato del ruolo. Anzi, l'orario flessibile è proprio che gliel'ho dato io, perché l'orario flessibile è lui entra alle 8 meno un quarto, esce alle 9 e va a casa, va a fare la terapia, rientra alle 9 e un quarto, esce alle 11, rientra alle 11 e un quarto, esce all'una, rientra alle 2 meno un quarto, esce dovrebbe uscire alle 4 e 12 minuti, più flessibile di questo, che qual è l'orario? Questo è l'orario flessibile, invece l'inflessibile è quello quando ci sono 6 ore continuative senza sosta, quello non è l'orario flessibile, questo è l'orario flessibile, praticamente entra ed esce quando vuole, solo che lui arrivato all'una non rientra più e quindi ha un debito nei confronti dello Stato di circa 3 ore e 27 minuti, non circa, precise 3 ore e 27 minuti giornaliere. Ecco, moltiplicandolo per 60 giorni, vede lei quanti giorni praticamente deve dare allo Stato. Oggi è emerso qualche particolare rilevante per la causa? Ci sarà un punto di incontro fra le due parti o crede che continuerà ad essere una battaglia su due fronti diversi? No, io rimango, il problema è che io chiedo, nel senso lo Stato e il contratto collettivo nazionale prevede 36 ore settimanali,
io non posso autorizzare questa persona a fare meno delle 36 ore, assolutamente, non sono il signor nessuno, io devo soltanto praticamente constatare che il signor Ciurleo entra a un'ora ed esce a un'altra ora, finisce di fare il suo servizio e per me non ci sono assolutamente problemi. Il problema sussiste nel momento in cui il signor Ciurleo si assenta senza giustifica, senza motivate giustificazioni e non ottemperando praticamente alla mansione, diciamo tra virgolette mansione, perché è soltanto fatto di accoglienza, praticamente la mansione che gli è stata assegnata. Ecco, mentre invece abbiamo letto, visto nei giornali, ma anche sui social network, che la battaglia è diventata anche molto della sorella di Ciurleo. Esatto. Allora, io le faccio soltanto questa domanda. Sì, il signor Ciurleo ha preso fino al 26 febbraio del 2014 i 3 giorni di premesso per la legge 104 che gli spettano. Da quel periodo non li ha presi più. Indagate perché non li ha presi più, perché bastava praticamente prendere i 3 giorni di 104 che gli spettano di diritto, che gli sono sempre stati concessi dai miei predecessori, dal momento in cui invece sono arrivato io, questo beneficio praticamente non lo ha più lui. Sembra, non so assolutamente, che lo utilizzi la sorella. Il beneficio. Sono sospetti fondati, signor? Non lo so, posso pensare, però sicuramente delle indagini si svolgeranno, saranno svolte e praticamente si vedrà, perché la cosa è talmente plausibile. Dico, tu hai una possibilità di poter usufruire di questi 3 giorni mensili. Perché non li utilizzi per prendere e somministrare questi boli giornaliermente? Ti rimarrebbe anche una percentuale di tempo. Non so se ho reso l'idea. Sì. Ecco, il signor Ciurleo, non so se gliel'ho già chiesto, al momento sta ancora lavorando nella struttura, in questo momento in che condizioni sta il suo posto di lavoro? Stamattina è venuto molto bene, era preciso e perfetto, è venuto all'udienza, mi ha chiesto un permesso di 2 ore quando praticamente già sbagliando il permesso, cioè già questo è malafede, cioè lui mi ha chiesto un permesso dalle 11 all'1. Cioè di 2 ore, pensando nella sua testa che praticamente per lui l'orario di servizio finisce all'1, mentre invece l'orario di servizio finisce alle 16:12. Quindi lui praticamente doveva chiedere un permesso di orario di servizio di 5:12, che non gli poteva nemmeno essere accordato, perché un permesso orario al massimo va al 50% della giornata. Sì, ha reso perfettamente l'idea. Essendo io abbastanza pacifista, mi chiedo se... Le dico solo una cosa, su Facebook tutto quello che loro hanno fatto, io ho fatto già una denuncia, praticamente, ed è già tutto in mano alla magistratura. Ecco. Io ho fatto 2 denunce, una penale, penso tutte e 2 siano penali, perché la prima l'ho fatta a dicembre e la seconda adesso a febbraio. No, l'unica cosa che mi chiedo è possibile che tra 2 persone non si riesca ad arrivare a un punto di incontro dialogando semplicemente senza arrivare a denunce? Assolutamente, io sono un pacifista per natura, però il problema è che io non ho attaccato nessuno, sono stato attaccato. Crede che sia un po' colpa della sorella che stia... Esatto. Ci stia... Ok, questo era emerso dalle notizie, ecco. Veda un po'. Ci sta qualche macchinazione indietro per cercare di diffamarmi e mettere me in cattiva luce su tutto il territorio. Ecco. Siccome ci sono delle persone praticamente che sguazzano su questo e piace fare, vivono di questi pettegolezzi e sotterfugi, e lui chiaramente, mi dispiace per lui e glielo posso veramente giurare che mi dispiace enormemente, però lui non è altro che uno strumento in mano a delle persone senza rendersi conto che praticamente è una specie di pupazzo che se lo stanno giocando, ecco, per attaccare me. Noi siamo utilizzando lui.
Ho capito. Noi siamo in chiusura, l'unica cosa che le chiedo come ultima domanda è cosa si aspetta adesso che succeda? Che cosa succederà adesso? Cosa si augura? Che cosa mi aspetto? Io penso di aver fatto tutte le cose nella massima trasparenza. Io sono sempre stato, anzi, per tutti quelli che mi conoscono sanno che sono una persona molto aperta, sono una persona che non ho mai chiuso la porta a nessuno, chiunque è venuto da me a chiedere ha avuto di più di quello che ha chiesto e mi sono messo sempre reso disponibile su tutte le persone. Nel momento in cui lei, essendo una persona che vuole fare i sotterfugi, fare le cose contro legge o praticamente fare, la dico così, non riferito a lui, ma dico nel senso truffaldine, quelle situazioni che praticamente scabrose, allora chiaramente io, essendo l'istituzione, devo difendere lo Stato, devo difendere il Ministero della Pubblica Istruzione, sono qui preposto per questo, per controllare, verificare e organizzare, promuovere e portare avanti. Perfetto, abbiamo capito il suo punto di vista e la ringraziamo per averci risposto e gli auguriamo che la soluzione si trovi, ecco, auguriamo questo. Speriamo bene. La soluzione si trovi al più presto possibile. Penso che le persone civili non combattono andando nei sotterfugi e nei sottoscala, ma si mettono alla luce del sole ed escono praticamente fuori, avendo il coraggio di parlare in faccia, come lo faccio io. Grazie. Buon lavoro. Grazie a lei, dottoressa, tante cose. Grazie. Tanti saluti a tutti. Grazie, arrivederci. La puntata di Fatti e Misfatti termina qui. Prima di chiudere io vorrei ribadire che non sta a noi di Telemia giudicare nulla, siamo un mezzo di comunicazione e come tale forniamo la possibilità a ognuno di dire, esprimere la propria opinione. Per oggi è tutto, io vi ricordo che il nostro appuntamento torna domani sempre allo stesso orario. Grazie.